L'unica cosa che ricordo è le onde che ci venivano addosso. Quando ripenso a quanto è grande un peschereccio, a quante persone eravamo noi, dico, mio Dio, sembravamo praticamente delle sardine ammassate. La prima domanda è: ma da dove vieni? Quando glielo dico, rimangono stupiti perché cioè, la prima cosa che mi dicono è: non sembri che tu sia albanese. Quindi una mia amica modenese mi ha appunto detto: cioè, tu parli emiliano proprio, non sembra neanche che tu sia straniera. Jessica oggi ha 21 anni, quando è arrivata in Italia dall'Albania ne aveva appena 4. Non sono albanese al 100%, ma nemmeno italiana al 100%, quindi cerco di integrare gli aspetti positivi di entrambe le mie terre, perché comunque sono entrambe le mie terre. Però sì, non sono 100% né l'uno né l'altro, sono un nuovo profilo, un misto. Allora, Durazzo è proprio qui. Voi venite da qui? Yes. Mm-hmm. Abbiamo fatto un viaggio di 36 ore. Lei tra l'altro era incinta. Ero incinta di 7 mesi. È stata una follia nostra. Sì. Oggi vedo sempre quelli che arrivano e io piango sempre. Noi, tutti piangono. Cioè proprio piango quando vedo la gente che arriva. Perché so i viaggi che fanno loro e l'ho fatto anch'io. La gente che viene come siamo venuti noi è gente disperata, proprio gente disperata. Quando si vede al telegiornale la stessa situazione oggi, cioè senti io la provo, pelle d'oca. Sì, provo dei brividi perché quelle frasi che puoi sentire in giro dette da qualcuno, ma tornatevene al vostro paese, cioè uno che scappa non viene qui per rubare lavoro, non viene qui per ammazzare nessuno, sono... scappa da una situazione di guerra, da una condizione di morte per poter sopravvivere e riuscire comunque a garantire un futuro ai propri figli. Un'odissea, quel viaggio che nessuno in casa Scurti è riuscito a dimenticare e che il padre di Jessica, tornitore con la passione per la scrittura, ha raccontato in un libro. È stata una cosa terribile, è stato un giorno durissimo sia per me che per i miei. Mi ricordo benissimo, ci siamo scappati dal nostro paese perché il futuro era in bilico. Un sacrificio, ci dice, mentre la TV è accesa sul canale albanese per garantire un futuro ai miei figli. La casa, la periferia di Reggio Emilia, è piena di ricordi dell'Albania, accanto alle foto dei loro viaggi nelle capitali europee. Tutta la famiglia adesso ha la cittadinanza italiana, tranne lei, Jessica, che per motivi burocratici è ancora in trepidante attesa. Quello che mi dà maggiormente fastidio è che non posso votare. Io studio scienze politiche e vorrei esprimere il mio voto, quindi è un grande impedimento anche perché cioè, sono cresciuta qua, ho fatto tutta la mia vita qua, mi sento comunque italiana e vengo però privata di un diritto che tutti gli altri hanno. Sono in attesa, però potrebbe volerci un mese, come un anno, due, dipende tutto da loro, cioè se pescano la mia richiesta mi arriva, se no quando la pescheranno e me la invieranno ce l'avrò, se Dio vuole prenderò questa cittadinanza. Dopo farai una festa? Sì, assolutamente, sarà più grande della festa di laurea secondo me, perché è una cosa che cioè, voglio veramente, quindi... Non vedo l'ora di averla e sentirmi cittadina italiana a tutti gli effetti proprio, avere gli stessi diritti di tutti.
Non ha ancora la cittadinanza, Jessica, ma sicuramente ha prospettive e opportunità diverse da quelle dei suoi genitori e sono lontani i tempi in cui a volte si sentiva presa in giro per i suoi vestiti. Ditemi, teneri porcellini, chi è il più bello? Le sue giornate ora sono scandite dal lavoro in un asilo a Reggio Emilia, dal volontariato nel centro interculturale Mondo Insieme, dove aiuta i ragazzi di origine straniera che hanno difficoltà a scuola, e dallo studio all'Università di Bologna, e da qui vuole lanciare un appello. Riguardo all'accelerazione dell'iniziativa per lo Ius Soli, sarebbe proprio un passo in avanti per tutti quelli che come me purtroppo hanno problemi con la cittadinanza, nonostante risiedano qui da molti anni, sono benissimo integrati e purtroppo nei documenti questo non risulta, quindi siamo cittadini a metà in un certo senso.